Taglio del nastro per il polo logistico di Amazon a San Salvo, il nuovo centro del colosso americano ha aperto ufficialmente i battenti quest'oggi. Una struttura sorta sulle ceneri dell'autoporto, pensata a basso impatto ambientale con un investimento da 150 milioni di euro. Si tratta di un polo a tecnologia robotica. Ad oggi sono assunti a tempo indeterminato 460 dipendenti. L'obiettivo in 3 anni è arrivare a quota 1000, come conferma il responsabile del centro, Marco Baggio. È un edificio di 50.000 metri quadri da moltiplicare per 4 piani su una proprietà di circa 250.000 metri quadri, quindi potete già immaginare qual è la dimensione. È uno stabilimento in cui sono stati investiti 150 milioni di euro e che promette di creare 1000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro 3 anni dall'apertura, quindi sono numeri importanti. Ogni magazzino come questo in Amazon è collegato al network europeo, per cui tutto quello che è stoccato in ogni magazzino in Europa è a disposizione dei nostri clienti. Chiaramente dal punto di vista territoriale poi questo magazzino in particolare è dedicato in modo specifico al centro sud dell'Italia, quindi soprattutto alla fascia adriatica, perché in quella fascia riusciamo a garantire consegne molto più veloci. Presenti all'inaugurazione le principali autorità, tra cui il presidente della regione Abruzzo, i sindaci del territorio e il presidente della provincia. Ricordato nel corso della conferenza anche l'accordo siglato qualche giorno fa proprio con la regione e che mira a valorizzare i prodotti abruzzesi esportandoli nel mondo.